Si chiamano Wolf e Anita Goshawk, sono due coniugi inglesi e pensate che sono sposati da 62 anni di tempo, ma non possono più vivere insieme e sono costretti a incontrarsi in modo saltuario per non più di mezz'ora al giorno. E così la nipote, la 29enne Ashley, su Facebook ha lanciato un appello. Amici, leggete per favore, questa è la foto più triste che io abbia mai scattato. Vedete i miei nonni, punto interrogativo, entrambi stanno piangendo. E sapete perché? Da Otto a questa parte possono incontrarsi solo per poco tempo, nella struttura dove mio nonno è ricoverato, per colpa dei ritardi e della disorganizzazione del nostro sistema sanitario nazionale. I miei nonni sono stati separati e piangono ogni volta che si incontrano. Quando poi sono costretti a salutarsi, avrebbe detto Ashley, come se non bastasse, oggi a mio nonno è stato diagnosticato un linfoma, inoltre la sua demenza peggiora ogni giorno, anche se per ora la sua memoria non è svanita affatto, tuttavia siamo preoccupati perché se non passeranno del tempo insieme, lui potrebbe dimenticare tutto. Ashley poi ha raccontato gli sforzi della famiglia per fare in modo che i nonni possano vedersi il più possibile. La foto in questione non è passata inosservata, ripeto, è diventata una foto virale nel web, e dimostra una mia palesa tristezza di due nonnini, due vecchietti che piangono l'uno innanzi all'altro, ognuno ha in mano un fazzolettino per asciugarsi le copiose lacrime che solcano il volto di ciascuno. Grazie per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e un saluto.